non c'è una politica che riguarda il Sud. Io credo che questa legge di bilancio sia stata fatta in maniera rapida e veloce perché non si poteva fare diversamente, ma non c'è nessuna attenzione al nostro Sud. A pochi giorni dalla pubblicazione dei dettagli della legge di bilancio 2023, scritta dal governo Meloni in fase di approvazione, arrivano i primi commenti. Tra i più critici c'è Confindustria, che l'ha definita una manovra senza una visione, a cui mancano interventi anticiclici e forti. Sergio Fontana, presidente degli industriali pugliesi, ha espresso forti perplessità circa l'assenza di misure a favore del Sud, escluso, secondo l'imprenditore, dalle priorità dell'Italia. Tra le modifiche contestate, il mancato rinnovo della decontribuzione Sud e del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese in beni strumentali nel Mezzogiorno. Dobbiamo pensare a delle politiche attive del lavoro, come il credito d'imposta, così come ricordava lei, e la decontribuzione al Sud, che sono delle misure attive, delle politiche attive per il lavoro. Dobbiamo puntare sul lavoro e dobbiamo mandare le persone a lavorare, perché veramente il problema del Sud, il Sud non ha bisogno di assistenza, il Sud ha bisogno di lavoro. A Bari, ospite di un incontro dedicato al ricordo di David Sassoli, era presente anche il ministro al Sud e al PNRR Raffaele Fitto, verso cui Sergio Fontana ha riposto grande fiducia. Il ministro Fitto è un ministro in cui noi riponiamo enormi aspettative, perché è una persona seria, è una persona che si legge le carte, è una persona che ha grandi responsabilità, conosce perfettamente sia il nostro tessuto produttivo e il nostro tessuto sociale, della nostra Puglia, del nostro Mezzogiorno. Abbiamo grandissime aspettative, ma noi facciamo il tifo per lo Stato italiano e quindi ci aspettiamo che dalle aspettative si arrivi poi dopo ai fatti.